Accordiamo la corda La della chitarra col suono del diapason. Ecco il La modello. Ecco quello della chitarra. Non coincidono, quello della chitarra è troppo basso. Quindi bisogna tendere la corda per farlo salire. Stringo il pirolo corrispondente. Riprovo. Ora è troppo alto. Si vede che avevo teso la corda più del necessario. Quindi devo allentarla. Ora va bene. È perfettamente accordata. Al piano sentiamo due suoni diversi di altezza, il Do centrale della tastiera e un Si qualunque. Ora lo stesso Do e un altro Do più basso. Vero che sono più simili gli ultimi che non i primi due? Ora tanti altri Do in varie ottave a caso. Tanti Mi. Tanti Sol. Ecco la nostra scala ascendente di un'ottava partendo dal Do centrale. Ecco la stessa scala discendente. Per finire, la serie completa dei tasti bianchi, dal grave all'acuto, partendo dal primo a sinistra all'ultimo a destra. Ora siamo pronti per fare la prima operazione musicale cantando le note di una canzoncina francese intitolata Sul fiume. Do re mi fa sol mi sol mi sol mi do re mi fa sol mi sol fa mi re do. Suoniamola ora al piano, al flauto dolce, con i bicchieri e con il monocordo. Al pianoforte i sei esercizi di lettura.